una faccia da signore oscuro si può fare? Victor Barton. Così. Sono il figlio del regista. Queste sono le mie calze. Santa Madonna. Ma restami accanto. Non sappiamo. Il prossimo mago oscuro che se ne va in giro così. Ah, professor. Pezzo di vomito. Mamma mia, che palata che ho fatto. Allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. Il prossimo, anzi, il primo Lord Voldemort, vuol dire. Space Gamers, benvenuti a questa nuova serie Voltru. Ci troviamo ovviamente su Hogwarts Legacy. Allora, vi lascio tra pochissimo al Pask che crea il personaggio e la cutscene iniziale, ma voglio soltanto dirvi una piccola premessa, ovvero che non sono un grande conoscitore del mondo di Harry Potter e voglio che entriate in gioco voi. Parlo ovviamente ai più esperti, quindi se trovate all'interno del gioco degli easter egg, dei personaggi che magari non riconosco, che sono dei richiami alla saga principale, beh ragazzi, io sono iper curioso di sapere, quindi vi affido questo compito, scrivete qua sotto nei commenti e vi lascio al Pask del passato. E poi ci rivediamo qui. Che cos'è questa roba? Lettore del menu. Lettore del menu. Lettore del menu. Microsoft Cosimo. Lettore del menu. Che cosa vuol dire? Lettore del menu. Microsoft Elsa. Microsoft Elsa. Lettore del menu. Sì. Sì. Lettore del menu che legge ad alta voce elementi testuali, comandi e altro. Volume del lettore del menu. Sì. Tutto a medio, ci può stare. Ultra ray tracing. Siamo lieti di informarla che lei ha diritto a frequentare il quinto anno della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. L'anno scolastico inizia il 1° settembre. Le sono stati forniti i materiali iniziali necessari per le lezioni che troverà con sé durante il suo viaggio verso il castello. Io ancora non ho una forma fisica, però. Sì. Questi sono i prefiniti, però. Noi ci abbassiamo a questo livello, non credo proprio. Una faccia da signore oscuro si può fare? Proprio letteralmente così. C'è proprio scritto, faccia da signore oscuro. Oh, la leccata di mucca, perfetta. A me piacciono questi capelli. Cioè danno quel senso sia di ordinato sia di cattivo. Possiamo mettere anche i capelli lunghi. Oddio. Mi camuffo, ragazzi. Faccio finta di essere una ragazza. Di qua dove cosa vado? Eccoli, perfezione, perfezione. Leggermente più scuri di così. Cioè non ci sono mezze misure, o è così o è peggio. La cicatrice da mago oscuro, forse un po' esagerato per essere uno studente del quinto anno. Ok che vogliamo fare una run un po' da stronzarielli, però mi sembra esagerato. Comunque la personalizzazione non è che mi stia facendo impazzire, è molto molto standard. Avrei preferito qualcosa di un pochettino più tecnico, anche tipo il banalmente la distanza tra gli occhi e le sopracciglia, la distanza tra le sopracciglia, insomma. Me lo sarei aspettato un po' più completa. Qualche ragnatela e un po' di polvere. Mi fa paura questa voce, mi fa paura. Che bella soddisfazione. È stata bellissima. Credo che mi divertirò molto in questo corso. Inquietante, ragazzi. Questa. Bella soddisfazione. Difficoltà normale. Nome e cognome. Se mo volete assai, però, della vita mia. Allora, un nome da cattivo mi sembra Victor. Quindi chiamiamolo Victor. Victor. Cognome. Victor Osimen. Ma il primo cognome che mi viene in mente, ragazzi. Victor Barton. Così. Sono il figlio del regista. Ragazzi miei, si inizia l'avventura. Ah, sembra che siamo già pronti per partire. Quanto so brutto! Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professor Fink. Spero di potermi cambiare i capelli. Non mi piacciono. Oh, Eliasar. George, per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa.
Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... Meglio non parlarne qui, Eleazar. Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea! A meno che al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto, signore. Dopo di te. Sono così amichevole. Credo che sia bello rivedere quell'ammasso di rocce. Bello ragazzi, bello, già le prime battute mi stanno piacendo, I primi 5 secondi. Giusto in tempo. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Pronunciano il mio nome? No, non lo pronunciano, mi sa. Sì, inizierò la scuola dal 5º anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. E nemmeno io. Infatti, siccome gli studenti del 5º anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Beh, non potevi avere un mentore migliore. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Il signor Osric è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Sì, l'ho letto. Non tutti concordano sulla pericolosità di Ranrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è stata tua moglie, Eleazar, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam? Ma come... Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più inviato nient'altro, Eleazar. L'ha portato il suo gufo, ma senza una lettera. Posso solo presumere... Che se ne sia liberata in fretta, per proteggerlo. Probabilmente da Ranrock. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra metallo goblin. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Non lo vedo. Per la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta! Non so che cosa... Oddio santo! Resisti! Adesso li vediamo perché abbiamo visto la morte. Sarebbe un bel dettaglio questo. Inizio alla grande proprio. Dammi la mano!
Gran bell'inizio. E un tizio è morto. Va tutto bene? Sei ferito? Solo un poco. Tieni, ti rimetterai subito. La fiaschetta Estos. No, è una fiaschetta Estos. Cos'è successo? Povero George. Non ci credo che... Che diavolo gli è preso a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore... Signori, dove siamo? Non ne ho idea. Ma quella che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Queste sono le mie calze. Santa Madonna. Ma restami accanto. Non sappiamo. Il prossimo mago oscuro che se ne va in giro così? O perché? Allora, siamo tornati, ragazzi. Siamo in game. Ho qualche tasto funzionante? No. Andiamo, professor. Credo che sia la controparte del professor Silente, il professor Frigg. Wow, ragazzi. Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine. Potevamo salvare anche il tizio del drago, poveretto. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un sentiero, anche se abbandonato. Non puoi creare tipo un ponte? Sei un mago supremo, tipo. Ok, ora possiamo correre e camminare un pochettino più veloci. Ah, posso anche saltare senza interagire. Fantastico. Non è scontato ultimamente nei giochi. Peccato che non ci siamo accorti subito che era una passaporta, altrimenti l'avremmo salvato il tizio. Ci saremmo teletrasportati subito. E invece è stato un po' mangiato. Io vado ad esplorare, professor. Non è che mi sto molto interessando a quello che stai dicendo. Ah, ok, questa è la strada giusta. Niente. Troppo intelligente. È ghiaccio. Professor? Non fa abbastanza freddo qui. Un po' di fuoco? Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Beh, fatemi provare a me. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Ma io non l'ho scelta la bacchetta. Al centro. Io la volevo scegliere la bacchetta. R2 per lanciare un incantesimo base. Ok, questi sono incantesimi a occhio. Ah, professor, pezzo di vomito. Non lo posso colpire. Non lo so, non voglio rischiare già di inimicarmi qualcuno. Ok che vogliamo fare la run cattiva, però con calma, ragazzi, con calma. Esploriamo prima il mondo, insediamoci prima nel mondo e poi vediamo come agire. Però, yeah! No, eh. Fammi esplorare, professor. Un attimo solo. Oh, la bellezza. La bellezza di tutti gli RPG. 43 soldi. Tieniti forte. Preparo. Vedi che lo potevi creare il ponte, scusami, eh. Devi farlo un po' un po' più lungo da quella parte. Anche se forse riparo, cioè rimette in sesto uno scenario che già c'era. Cioè non può creare da zero. Mi pare, non lo so. Ah, professor. Ora sono pericoloso con questa bacchetta. Ok, forse li passa attraverso, mi sa. Voglio provare. Non c'è un mirino. Perché costruire una cosa?
qualcosa del genere qui. Per tenerla segreta, sospetto. La passaporta ci ha portati qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Beh, di strano c'è solo questo affresco. Professore, ah, possiamo indagare anche. Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante. Come al solito, ragazzi, essendo un primo episodio, devo capire come gestire la webcam, perché purtroppo in post produzione non posso levarla, quindi devo farlo io manualmente, cercando di capire quando c'è una cutscene e quando no. Vediamo questo. Questa statua, questa era casa sua. Casa di chi? Inizio a sparare ovunque. Faccio pratica, professor. Quando vi ammazzerò tutti. No, volevo dire. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Possiamo spaccarla. Cos'è? No. Professor Fig. Oh. Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Ok, non vede niente il professore. Siamo in qualche modo tipo un prescelto di questa magia. Posso toccare? Io tocco, No, non ha funzionato. Per Godric. Dove siamo? Non ci credo. Un'altra passaporta. Siamo... È la banca? Frate? Solo un attimo, ecco che. Benvenuti alla Gringot, la banca dei magi. Eh sì. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Da questa parte. Quanto sono brutto, mio Dio. Stammi accanto. Dopo di voi. Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle. Simpatico. Ti butto giù dal carrello io. Prendete un bel respiro. Cosa? Quella cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Conosce già la cascata del ladro? Di nome? Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Quando scenderemo? La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Mettetevi comodi, c'è molta strada da fare. Ok, meno male che non la facciamo tutta la strada. Giornata. Prego, avanti. Chissà se stiamo vivendo una visione oppure siamo davvero qui in questo momento, nel presente, dico.
I miei piani oscuri. No. Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Come il contenitore della passaporta? No, più scuro. Ne ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi... Quindi è una spia. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Eccoci qua. Grazie dell'aiuto. Professore, cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. Una trappola. È una trappola? Professore? Questa non me l'aspettavo. Fammi riflettere. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Cos'è? No. Ho fallito miseramente. Corri, bacchè, corri. Ce l'ho fatta. E che serve sta roba? Revelio. Visto qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Ah. Una porta. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Fai strada tu. Ci penso io, professor. Lumos! Bellissimo. I miei capelli sono... brillano. Camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarcela. In che senso dovremo sudarcela? Penso anche questa sia una specie di prova? Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Ragazzi, sapete cosa sembrano? Sembrano le miniere di Moria. La parte dove arriva per la prima volta il Balrog. Uguale, raga. Va bene, posso sparare, sono tranquillo. Cos'è sta roba? Un altro passaggio? Indaghiamo. Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Sì, signore, sto bene. Insomma. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento. Quella statua... Quale statua? Vedo... Abbiamo capito che non vedi niente, professor. Il riflesso di una statua nel pavimento. Spariamo la statua. Livello? Oh. Questo che hai visto riflesso sul pavimento. Sì. Ora ci attacca. Adesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo, quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dovresti lanciare l'humus. Oh, sì. Mi piace un sacco l'humus a me. Ah, quindi gli incantesimi li impariamo così. Ma che figata! Corri, Lumos, corri! R2 e triangolo. Beccati questo. Ora il qua, vien. Si sta girando verso di me. Segue la luce, quindi. Ecco, te pari. Siamo già morti. No, mettere un altro.
Ma come? Proteggo. Ho premuto a caso, ragazzi. Non sapevo cosa premere. Tutto, tutto. Tutti gli incantesimi che conosciamo. Non conosciamo nessun incantesimo. E questo è il problema. Ti sparo. 3000? Chi l'ha fatto, il professore? Aia. Sei infame. E c'ho solo l'humus, professore. Aiuto. Devo usare Proteggo. Ok, attaccatemi. Pezzi di vomito. Ma il Perry della vita. Via qua. Ah, pezzo devo. Chi c'è, un altro? Sì. Professor, fatemi imparare l'incantesimo. Ia. Bevi, bevi qua. Aiuto. Madonna, deconstrutto. Tiè, pezzi di vomito. Abbiamo vinto, professor. Vieni qua. Paura, professor, aiuto. Dov'è il professore? L'humus. Madonna. Io amo sto incantesimo. È così semplice, ma è fighissimo. Che succede? Devo seguire le lucciole. Stanno guidando da qualche parte. Non mi dire che è stato catturato dal Balrog, no, eh? Ah, è qui che volevano portarmi. Vai. Due statue. Revenio. Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Lumos. Tranquillo, siamo troppo forti. Tu vieni di qua. Vieni di qua, vieni di qua. Ok, perfetto. Temo di non avere altra scelta. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Tutti pronti? Anch'io. Azzo! Proteggo! Non adesso, Proteggo. Devo farlo prima. Aia! Successo. Voglio tipo un incantesimo più potente. Lo Stupeficium. Vieni qua. Attaccatemi. Oh sì. Sì, che bello. Sì, sì, sono stupendo. Pezzo di vomito. Mamma mia, che palata che ho fatto. Deconstrutti. L'incantesimo più bello. Finalmente posso correre. Grazie al Signore. Oh. Cos'è sta roba? Professor? Devi entrare nel portale della morte. Un'altra stanza. Senza il professore però siamo. La riconosciamo? Penso proprio di no. Questo è un pozzo dei ricordi? Oh, eccoti qui. Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so. Ma ho trovato questa cosa sopra quella... bacinella. Non è una bacinella. È un pensatoio per vedere i ricordi. Mi chiedo. Fa come me. Tutto pronto. È nascosta bene? Fin troppo.
Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà, Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì, e se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza, e quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. Questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Sì, signore. Stupefacente. Stupeficium. La magia. Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale. Ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi... Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non... Non ho pazienza per i traditori. Ora... Dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. Il prossimo... Anzi, il primo Lord Voldemort, vuol dire. Bellissimo. Si sbrighi, professore. Va tutto bene? Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Siamo ad Hogwarts? Così. Thank you.
Bel inizio, ragazzi. Davvero, davvero un bel inizio. Parecchi richiami anche al primo film, eh? Quindi la camera blindata, il ragazzo prescelto. Bello, bello. Lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Puoi levarmi quelle calze, professore, ti prego. Devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronto per la cerimonia? Phineas Nigellus Black. Un antenato di Sirius. Preparati a incontrare il preside. Fig, grazie per averci raggiunto. Che voce ha? Il testamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora basta. Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. La pazienza. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Così pochi studenti stanno. Oh, Harry Potter. No, aspetta. Professoressa Weasley? C'è una persona da smistare. Benvenuto. Sei giusto in tempo. Siediti pure. Un antenato di Weasley invece questa? Questa è l'ardua scelta. Anche se ho già deciso. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Oh, sì. Non vedo l'ora di iniziare a esplorare. Scusatemi, Non vedo l'ora di iniziare a esplorare Hogwarts e il mondo intorno al castello. Bene. Molto si può scoprire con uno spirito avventuroso. Ma anche i professori hanno diverse cose da insegnarti. Chissà. Avverto qualcosa in te. Un senso di... di cosa si tratta. Lui farà una valutazione e ci dirà, secondo lui, che casata dobbiamo essere. Ambizione, forse? Posso sembrare ostinato, ma nella vita bisogna lottare per ciò che si vuole. Interessante. Hai da poco scoperto di possedere una rara abilità. Sento l'ambizione crescere dentro. Esattamente. Di te, così come il desiderio di potere. Forse appartieni a Serpeverde. Beh, è la scelta che volevo fare. Un po' scontata, direte voi, sì, ma dobbiamo essere un mago oscuro. Ok, che ci sono stati anche altri maghi oscuri nelle altre casate, ma questa è la principale. Appartieni a Serpeverde!
Ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Che entrata in scena! È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una bella sfida, ma sono certa che tu sia pronto. So essere intraprendente. Proprio come pensavo. Questo è l'ingresso alla sala comune di Serpe Verde. Per entrare devi solo pronunciare la parola d'ordine. Ambizione. Ah, ecco la parola che ho scelto io praticamente. Va bene. Ambizione. Oh, il serpente. Ben fatto. Ora entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla tua prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. E sogni d'oro. Sono così gentili con i Serpeverde. Mi sembra strano. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune. Esploriamo la sala comune. Posso mangiare? E che cosa serve mangiare? È solo una scenetta così, eh? Mi sta bene la casacca verde, matcha con i miei occhi. Ottima scelta. Io entro nelle stanze degli altri, non so se dovrei... Serratura livello 1, non ho niente. Gli Skyrim vibes. Io esploro tutto, ragazzi. Sono un po' un curiosone, mo entro in una stanza del dormitorio femminile. Vabbè, sono tutti uguali le stanze, ci sta alla fine un dormitorio, quindi... Niente di... Non ci deve essere niente di diverso alla fine. Cioè noi possiamo esplorare subito. Cioè noi ce ne possiamo andare. Ciao? Forse sì. Sì. No, dove sono finito? Ma che fai un dolce conto prendi, scusami. Sì, vado in giro a rubare, a mangiare. Qua mi sa che... C'è una bella cassettina, scusatemi, eh. Serratura livello 3, porca miseria. Ovviamente è una sala comune tutta, diciamo, nobiliare, con questa musica classica di sottofondo. E io che mangio. Chissà se può cambiare la mia corporatura. Penso di aver preso 3 kg nei primi 5 minuti che sono Hogwarts. Va bene, parliamo con chi di dovere. Salve. Sebastian Sallow. Sì? Che c'è? Ah, sì, sono io. Sono Sebastian Sallow. Benvenuto a Serpe Verde. Grazie. Non tutti vengono scortati qui dal ministero. Era un amico del professor Fig unitosi a noi solo per il viaggio. Comunque, è notevole. Che è morto. Poveretto, che brutto. Infatti. Per fortuna tu e Fig state bene. È stato eccitante. Vorrei dire è stato eccitante, però non lo so. È stato spaventoso, sì. Comunque dice. È un'esperienza davvero unica. Prospettiva interessante. Come avete fatto a scappare, tu e Fig?
Sono ancora sapessi. Un po' confuso, sinceramente. Non volevo essere insistente. Pensa a sistemarti, ne riparleremo un'altra volta. Ok, lui sembra gentile. Cosa stavi leggendo? Sì, siamo curiosi. Cosa stavi leggendo? Un libro di incantesimi. Ci sono diverse cose interessanti, ma non esattamente quello che cercavo. Scoprirai che i nostri libri di testo non contengono tutti gli incantesimi di cui... Peccato, ne abbiamo bisogno di 3 in particolare. Mi stai dicendo che ci sono degli incantesimi non insegnati a Hogwarts? Quali? Ho incontrato uno spirito affine, a quanto pare. Ma ne riparleremo un'altra volta. Mi ha fatto piacere conoscerti. Buona fortuna. Sarai un alleato del prossimo lord di questo mondo? Imelda Reyes. Non vorrei mica muoverlo lì. Ecco, guarda. Non dire che non ti avevo avvisato. Scacco matto. Te l'avevo detto. Doveva darmi retta. Perché ci si presentiamo? Oh, so chi sei, la nuova recluta dei serpenti, quella che è arrivata l'altra sera insieme al professor Fig. Tattica interessante. Arrivi e subito rubi le luci della ribalta agli studenti del primo anno. A proposito, io sono Imelda. Fossi stata con te, Fig, avrei potuto attirare lontano il drago. Ho un talento leggendario per il volo. Io sono molto interessato. Ce la siamo cavata bene da soli. Pezza di vomito. Ce la siamo cavata bene da soli. E una scopa non è molto utile se si considera la natura incendiaria dei draghi. Ah, non sa pilotarla, sono io. Magari uno di questi giorni. Fastidiosa. Sarà la prima a morire. No, volevo dire. Cose che la Kogawa non si sogna neanche. A tal proposito, vorrei allenarmi un po' con la scopa prima delle lezioni. Magari ci insegni a volare. Forse faceva parte del Quidditch. Hai molto tempo da dedicare al volo qui a scuola? Lo trovo il tempo. Non c'è nulla come sfrecciare tra le guglie del castello e intorno al campo di Quidditch per schiarirsi le idee. Scacchi magici, chiediamo. Gli scacchi magici, vero? Sapevi che quel ragazzo avrebbe perso? No, è un passatempo troppo calmo per i miei gusti. E poi non è abbastanza impegnativo. Le mosse sono sempre così ovvie. Perché gli altri non le vedono? Tipa strana. Vederci, Imelda. Morirai. No, aspetta. Non dobbiamo essere così cattivi. È in Fastus Gaunt. Qui mi sembra un cervellone. Sentita una. Bah, dubito che le sirene si interessino a noi. Ah, visto il brusio... È molto strano in realtà. Presumo tu sia il nuovo studente del quinto anno. Piacere in Faustus, in Faustus Gaunt. È cieco? Sì, è cieco. Beh, il tuo arrivo è stato a dir poco memorabile. Beh, visto che qui ho intenzione di farmi notare, tanto vale iniziare subito. Ah, sei decisamente nella casa giusta. Se hai bisogno di aiuto per orientarti in questi primi giorni qui, non esitare a chiedere, anche se ne dubito. Voglio sapere se è cieco, raga. Cioè, penso di sì, però... Chiediamo delle sirene. Lo studente ha detto davvero di aver sentito una sirena. Sì, ma non ho mai sentito di una sirena fuori dalla finestra della sala comune. È comunque divertente stare al gioco. A volte quelli del primo anno rimangono di vedetta per ore. Chiediamoli se sospettava di finire a Serpeverde. Nei Serpeverde? Sì, la mia famiglia dal lato di mio padre discende direttamente da Salazar Serpeverde. Ammazza! Uno dei 4 fondatori di Hogwarts. Non è che io ne vada particolarmente fiero. Era ossessionato dalla genealogia, un vero maniaco della purezza del sangue. Razzista. Molti dei suoi discendenti avevano idee molto simili alle sue. Noi vogliamo solo uccidere tutti, non siamo razzisti. Grazie, Infaustus. Felice di averti conosciuto. Il piacere è tutto mio. Fatti vedere ogni tanto. C'è il nuovo serpeverde del quinto anno? La professoressa Weasley ti aspetta vicino alle scale. Che bello però, ragazzi, guarda. Cioè, posso sedermi? Ti prego, dimmi di sì. No! Però tiè. Non ho nemmeno restrizioni con gli incantesimi. Molto interessante. Buongiorno. Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo.
gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ecco qui. Che cos'è? È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Per un attimo ho pensato che lanciassi gli incantesimi con il libro, sarebbe stato fichissimo. Porzione della casa posiziona. Che cosa posiziona? Aspetta, professore, non sto sentendo. Cerca di stare al passo. Scusa, professore. Perché non lanci Revelio su quella statua e vedi quali informazioni può darti la guida pratica? Vediamo. Raccogli. Ah, sono tipo le carte che ci raccontano della storia del castello. Quando troviamo tipo delle statue, cos'è, sculture, quadri, immagino. Tipo il grimorio. Ok, sì. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Ah, ok, il viaggio rapido. Pensavo fosse l'incantesimo incendio. La mappa del castello, aprila e cerca la sala centrale. Viaggiamo alla biblioteca. Ok. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Se tipo usiamo... sui quadri no. Ah, forse... no, questo è il viaggio rapido. Questo che si muove. Sembra Jon Snow quest. Forse questa statua possiamo... ispezionarla. Vediamo. No. Assolutamente no. Oggi il tuo orario prevede due lezioni. Incantesimo di difesa contro le arti oscure. E vorrei che tu... ah, sono due incantesimi e difesa contro le arti oscure. Scolastico che hai perso per strada. Grazie, professoressa. È molto da assimilare il primo giorno e hai tanto da imparare. Fortunatamente i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in mente. Devo sgobbare il quintuplo praticamente. Come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Siamo vaghi anche noi. Mi dispiace, professoressa, ma temo che sia tutto qui. Il professor Fig ha detto più o meno lo stesso. Eccolo. Parli del diavolo. Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione... sembra un po' fatto il professore. È così tranquillo. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts. E lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta. Beh, no, in effetti. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Cosa insegna Fig? Buona fortuna. E ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso.
E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Sì, professore. Mi spia. Segui le due lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Professore? Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di... È un po' strano. Prima che ti immergessi completamente. È troppo tranquillo. Stavi sfuggendo magistralmente all'interrogatorio della professoressa Weasley sul tuo arrivo tardivo? Sì, esatto. Non mi è piaciuto mentirle. Mentiremo un sacco di volte. Ho fatto del mio meglio, ma quasi sicuramente sospetta che non siamo del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh, la professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Aprila e dacci uno sguardo. Quindi la mappa, la guida pratica è questa. Cioè che ci dice cosa dobbiamo fare. Ok. Cosa facciamo prima? Incantesimi o difesa contro le arti oscure? Direi incantesimi. Ah, impariamo accio. Ci dice anche cosa impariamo. Difesa contro le arti oscure. Impariamo le viuso. Così. Ma andiamo prima alla difesa contro le arti oscure. Non lo so, un paio di cutscene si sono suicidate. Sono calate a 10 frame. Ah, così. Usiamo la bussola che ci indica le cose. Ok. È tipo la scia di Dead Space, praticamente. Bene, Space Gamers, direi che come primo episodio possiamo chiudere qui. Abbiamo fatto tutta la parte iniziale, adesso non ci resta che fare anche le prime lezioni, imparare i primi incantesimi, ma lo faremo tutto nel prossimo episodio. Grazie mille per la visione, vi do appuntamento ad un prossimo video.